Messina? Messina? Domande. Allora sta, Messina. Sono qua, sono qua Perché davanti. io ero su Discord, ho premuto W e la macchina è andata Ci avanti. possiamo, Marco? Ho registrato tutto. Thomas, Prendi un Sì. saltino, Messina. No, Non mi sto muovendo. Vabbè. Messina è fai registrato. un Aspetta, salto. salvatore di vuoto. Tom. Allora, Signori. Messi, mettiamoci Domande. in 22. Sì, andiamo, Aspetta. Allora. Tu dimmi quando. Andiamo, brigadini? Eccoci qua. Nel caso mi muto di qua, ok? Ti conviene di mutarti, vero? Sì. No, per un attimo, se devo dire una cosa No, perché. fuori repeat, la dico qua. No, vabbè, dico perché se entra qualcuno, va bene. No, ma non ti preoccupare, qua mi muto. Andiamo. Allora, Messi. Domandi, Prime domandi. partì. Riposo. Mi riposo, Prime partì. Mo', faccio io il capo pattuglia e tu guidi. Va In bene, caso ci dovesse essere bisogno, ci invertiamo e tu fai il capo pattuglia, va bene? va bene, comandi, Ok. comandi, brigadini, andiamo. Oddio, già sta iniziando a piangere, ma non... Maronna andiamo. mia. Non abbiamo nemmeno iniziato, già sta piangendo, brigadini. Normi 22 in uscita, check radio. 5 su 5. 5 su 5 dalla 60, 22. Ricevuto, chiudo. Dove vuole andare, brigadì? Aspetti che c'ho un attimo il problema con la radio. Lei vada, va. Vada, vada, Lei io guido, vadi, cioè lei io sono qua. vadi, vadi. Sì, vado sempre. Allora, Ti ragazzi, spiego. adesso vi spiego cosa faremo stasera. Intanto devo vedere se mi dà problemi la radio. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ma chi è? Ti chiamo dopo, ciao. Oh. E non parla. Mi senti? Non sente niente. Che ansia. E tanto non funziona. Allora, un attimo solo. Ok, ci dovremmo essere. Appuntaggi, sim. Ok, Sì, ci siamo, è lei che non c'è. Mi a posto. sente? Appunta, mi senti? La sento, mi sente? Parla un attimo in radio. Io la sento, lei mi sente? Sì, 16, chiudo. Apposta. Radio. Ma mi sente qua, brigadier? Sì, apposta. No, è che mi Ah, ah, ah. dava problemi la ra... Dio, 21, scusami, mi dava problemi la radio, chiudo. Stiamo fatta la figura, Ha fatto la figura no, 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 in me. ma dove stiamo andando? Non lo so, però andiamo, C'è Allora. un punto del GPS. Ma lei ha fatto il test del sangue, brigadier? Sì, t'ha Ah, e posto. lei che cos'è? Che cos'è lei? Io? È positivo, sempre positivo. Come positivo? È Ma positivo. il test è per scoprire il suo gruppo sanguigno, intendi? Zero positivo. Cioè, mai positivo. No, io sono B negativo. Ah, se lei è negativo, no, va Sì, bene. io sono sempre Ma ci vuole negativo, un po' più di positività nella eh vita. no, ma perché che se proprio la vita, non me la faccio dire. Allora. Mamma mia, dica. No, dicevo, una vita è una bella vita, questa è la vita è La bella. Mi scusi, appunto, vita è bella di Roberto soprattutto Be quando noi portiamo questa divisa indosso. soprattutto, Non mi Ma lei lo sa smentisca, che è eh. successo ieri? Che è successo? Un fatto assai grave, brigadier. Che è successo? Ha perso Napoli. Ha Norm 21, perso possiamo Napoli! spiegare la nostra posizione, grazie. Ovvero? Ah, ti richiedo, Niente di meno!
Ah, mi stava chiamando a me? Sì, normalmente tu. Ma Kait? Se ci possiamo regalare la loro posizione. 22-21. Avanti. Posizione? Niente, morto. E non risponde, terribile. E se non ci dice la rosta? Questa pochi finestrini, Avevano poco. Una poca d'aria. Sì, che bello. Ma lei mi diceva che... Qui è la 21, ci troviamo al distributore a rifornimento vicino alla questura. Ricevuto, chiudo. L'ho visto. Apposta, hai visto? Vai là, Andiamo. Un primo, siamo lì, chiudo. Allora ragazzi, stasera siamo coi carabinieri. Copiato, chiudo. Stasera siamo coi carabinieri, ragazzi. Facciamo un attimo solo con lei. Facciamo una pattuglia coi carabinieri con un collega campano, visto che vi mancava questa serie. Niente, spero che vi piaccia. Buonasera a tutti ragazzi, ciao Yax, scusate se non vi saluto tutti, ma purtroppo ho iniziato a brigati. Andiamo. Va bene. Sì. Generale, che è successo? Hai sentito generale Kait? Sì, dobbiamo parlare quel veicolo là. Ultimax. Buonasera, è sul veicolo? Sì. Perfetto, un attimo con me per favore. Potrebbe gentilmente mostrarmi un documento? Per quale motivo? Controllo, non si preoccupi. Ah, vabbè. Però se abbia mi fa... Pazienza. Sì, non si preoccupi, fa passi la tanica che è pericolosa. Appunto, vorrei appunto... Posso utilizzarla se per avere un problema così la togliamo un attimo. Sì, dai, la utilizzi, veloce. Okay, mi fa un favore. Un attimo di pazienza. No, vado. Faccia con calma. Se almeno poi mi levo il casco, mi guardate in faccia, il documento. Sì, certo. Ok, ecco fatto. Allora, il casco, lo mettiamo nel sottosello. Ecco qua. Ah, il documento a chi lo do? Guardi, lo dia all'appuntato, Lo dia a me che vado a controllare sulla tabella. Allora. No, ragazzi, non mi hanno degradato. È che per le live utilizzo un grado diverso, dipende dalla situazione. Cocchini. In questo caso c'è il generale, non posso mettermi maggiore. Non sempre maggiore, va in pattuglia, ragazzi. Di dov'è lei, signore? Firenze. Ah, lei di Firenze! Mm-hmm. Ma con la cannuccia corta, immagino glielo chiedano sempre. Infatti è sopportabile come cosa. Mamma mia, guardi, ne so qualcosa. Io c'ho, me lo immagino. C'ho parenti in Toscana. Io i miei sono dislocati in tutta la Toscana, nonni di Pisa, i zii di Pontedera. Niente di meno. Però Livorno niente. A Livorno niente? A Livorno c'ho la casa, a Quercianella. Ma tu senti. E che viene in mare e piglia il sole? Davvero? Piglia Quercianella. Piglia la tinterella. Tanta roba. Piglia la tinterella, sì. E quando tu vieni a Quercianella? Verso un mesetto, più o meno. Sì, un mesetto, sì. Ma qui piglia, qui il sole cosce, già oggi si cosceva. Ancora in mare. Si sta abbastanza sì, c'era un po' di nuvoloso, oggi c'era parecchio nuvoloso, sì. Effettivamente. Aveva messo anche acqua, secondo me tra un po' piove. Sì, fra un po' piove. Appuntata, a posto signore. Sì, le restituisco il documento. Perfetto, lei. Grazie mille. Il veicolo è suo, giusto? Sì, okay. Comprato da poco, è mio. Sì, abbiamo controllato anche il veicolo, se era di intestazione al signore. Bene. Quindi, l'assicurazione ce l'ha? Assicurazione? Sì, signore, io con i vicoli ci lavoro, sono tassista. Se no Quercianella è lunga, da Firenze. È veramente un piccolo verbale per eccesso di velocità. È vero. Qua mi casca. E forse perché stava venendo mare. No, stava venendo Quercianella. Avevo l'Abarth, con l'Abarth, uno tira un pochino di più. O forse ero col taxi, non me lo ricordo. Col taxi e là va veloce? Sa.
quando uno dice a un cliente arrivo in 3 minuti il e poi arrivo in contrario. 5. Che lavoro fa lei? Che lavoro fa? Io sono tassista. Quindi Se chiede qualcuno. piano leva veloce, ottimo, ottimo. Le persone oneste, non trovo Ciao brigadiere? Riccardo Bellini. Accidenti. Ciao ragazzi, scusate se non vi sto Guardi bene salutando. che Vi se chiede a saluto tutti qualcuno dopo. lei che tassista preferisce di questa città, le diranno quello con i capelli rosa. E chiederanno anche il perché. Anche Chieda il la perché. barba da Tutto, rosa. tutto, tutto, tutto. Ma lei si fa le tinte, signore? Certo, Come mai assolutamente si questa tinte di. scelta? Deve sapere, caro mio, che quando ero caporale maggiore dell'esercito, Ma quando è senta, stato anch'io sono stato dismesso, nell'esercito, sa? appunto, sì. Quando è stato poi tolto l'esercito, mi hanno Sì. messo a fare il vigile urbano e hanno tolto pure quello. Quindi, per la depressione, ho detto adesso mi cambio tutti i capelli. E così. Ah, E mi ok. trovo abbastanza bene. Quindi a lei piacciono le divise, via. Beh, Sì, io ho profondo beh. rispetto per voi, assolutamente. Ottimo, ottimo. Buono, buono. Vabbè, Vabbè, allora ci come sta vediamo in quel di andando? Quercianella. Esatto, sì, Come sta assolutamente. andando qui? Il lavoro? Il Il vostro lavoro, lavoro al bene, bene, momento? lavoro bene. Un po' di Tutto cardo, guarda, un po' tranquillo? di cardo, si muore dal cardo, qui sugli scolli. Si che muore. A poi con la Quercianella? divisa me lo immagino. A Quercianella si muore dal cardo. Se muore Esce lo gli cavolo, scogli. entra Si muore tanto. Rocavoro. Chi è su Quercianella? Quercianella? Tu pigli Cacciucco, tu sei a posto. Quercianella Quercianella. Allora, non è iniziamo a tipo parlare in voce. Salierna. Tipo No, Salierna, con lei. no, no, quello mi dissocio, non Quercianella e parliamo di. Castiglioncello, Artop. Bravissimo. Poi si va tutti alla stragalo. Bravo, bravo. E poi quando vuoi fare il pottino vai in baracchina. Il mio Bravo. La baracchina, se Ma no c'è la barcaccina, Cavada, è lì, non eh. conosco, no? Io non ci sono mai Io stato. buono. E perché? Tini? A Cecina? Tini, Dio buono. Ma Martini? brigadiere, mi scusi, ma lei non mi ha detto che era in Forcella? Lo saci, Ma però io. Forcella in Toscana, mi faccia capire. Forcella? Sì. Forcella in Toscana? Come lo sapeva? È il Ah, sì, comune di vicino Signia che è Pisa, sì, stato Forcella. ridotto. Ma io Voi sono continuate, se nato. voglio un esturio. Ma perché io Basta. sono nato vicino a Ah, Livorno, quindi capisci? A Puntà. lei mi sta dicendo che è nato a Forcella, poi Puntala. diciamo è emigrato a Puntà. Toscana. Noi Sì. diciamo a Puntà tra colleghi. Ah, capisco, capisco. Sì, noi appuntiamo tutti. Avevo, no, io avevo capito a Puntala perché è un'altra località marittima, C'è, non lo so dove lei so, Dio provenga. buono, so Ma che quel che. signore è da mezz'ora che sta fumando. Ma che se sta fumando? Signore! Sarà quella elettrica. Ma che sta. Signore! Ma è una sigaretta infinita, mi scusi. Sta Madonna, tirando, è sta sbucando da quella mezz'ora. elettrica, Ah, quella sì. elettrica. Ah, quella ma la resistenza non si bruci, mi scusi. No, No, si vede, c'ha quella da sì, di 5000 quelli, mAh. esatto, ma sì. È un liquido Miliampere, dimmi, nuovo ai lei lo frutti di fumo? bosco. Ah, Volete buono, provare? buono, buono. Si sente la casa, si No, sente. Si sente la. non Adora. facciamo queste Potete cose fumare se. durante il servizio? No, dipende. No. Ma mi scusi, ma lei cosa stava fumando? No, la sigaretta Sostanze elettronica. stupefacenti? No, Ah! assolutamente Dobbiamo fare un no, non c'è piccolo verbaluccio? ma che. No, assolutamente no. Vabbè, se è quella, diciamo, se è quella elettrica. Signore, si sta Sì, fumando quella. comprata. Appunto, venga qua, non pensi troppo, non pensi troppo, venga, venga. Ma signori, ma cos'è che hanno fatto quelli là? Non lo so, stanno fermi da mezz'ora, ma non lo so. Infatti, Andiamo a dare io un po' di mi fanno tranquillità preoccupare. che vedo un po' di gente. Amabrea? Andiamo a Brea. Amabrea. Amabrea, Buon mi lavoro. sembra proprio che sta Salve succedendo. signori, salve. Mannaggia miseria, guarda, guarda. Ma che sta succedendo qua? Uno sa. Oh, Faccia oh, controvettura. Che addirittura, addirittura, sta ehi. succedendo qui? Che cosa sta succedendo? Colleghi, arrestati i soggetti, grazie. Tutti e Tutti tre? Come presenti, tutti arrestate? presenti in Ma come arrestate? arresto. Ma che cazzo Come mai? dite, oh? Ma? Appunta, piglia chi sto ca Può cosa levarsi le mani, rossa. per favore? Sì, ma Piglia perché? chi sto ca Lei cosa deve rossa. smettere di venire in arresto. Ma perché? Che ho Ma fatto? che Lei al cazzo? momento è Va, va, stato mettici a. denunciato dalla Come polizia. mai di arresto? Mette la testa andiamo. Ma Adesso cosa ho mi fermo, fatto? eh? Ma ho Adesso mi riaperto gli occhi fermo. ora. Certo, sto fermo. Allora. Adesso, gambe ben aperte, signore. Perfetto. Lei ha qualcosa addosso che devo prendere? Me lo dica subito, Benissimo. altrimenti. Ho una Desertico Lei correlativa a ha delle porto manette, d'armi. che ci fa con queste manette? Ma Ho che cazzo, ma una questi sono Desertico malati, oh. correlativa di porto Ma d'armi, la perché vuole state andare. arrestando? Non fa nulla, per Signore, cortesia allontaniamoci dall'area, allontaniamoci dall'area, ma grazie. questi sono proprio malati. Allontanatevi, per Ho favore. capito, Allontaniamoci signore, posso dall'area. chiedere il motivo perché li hanno Generale? Sì? Il signore è in possesso di una Desertico. Grazie Correlativa di porto Benissimo. d'armi, correlativa di porto d'armi. Momentaneamente sequestro? Sequestra. Perfetto, mi dia un secondo, signore si giri per favore che le devo mettere le mani in tasca. I signori sono stati controllati?
General, loro non li abbiamo controllati perché non c'era un apparente motivo. Però se, allora, vuole... se sono incensurati possono prendere il loro scooter e andare. Sì, sì, signori, dai, sgomberiamo l'area. Sì, ma posso, potremmo chiedere perché state controllando. Ma scusi, cosa le cambia? Due pistole. No, sono un avvocato, quindi l'avvocato di chi? Io voglio sapere come mai questo signore mi ha messo le mani in tasca con dei colpi di arma da fuoco. Allora? Me lo vuole raccontare? E gliel'ha passato. Ah! Bene, ora lei, signore, che si lamentava, capisce il grazie perché? Grazie per il brigadiere. Rish. Può prendere un attimo l'altra pistola perché se no è un casino se la prende. Perché? Ecco, ma non è abbastanza chiaro? Che già fa? Dovrebbe prendere l'altra deserticolo che ha il signore addosso, che se la prendo io un problema. Ma no, in questo modo. Stia fermo. Sì, sì. Assolutamente posso... no, mi ha messo le manette senza motivo. Ma... Signor generale, possiamo mandare... Oddio. Signore? Che sta succedendo qua? Ha bisogno di un'ambulanza? Un po' un calo di zuccheri. Un attimo che chiamiamo l'ambulanza. Ok, signori, intanto carichiamo il signor Le Petit, il signor Schiavone. Ci avete luata la pistola? Le Petit. Posso sapere il motivo, mi scusi? Sono il loro avvocato, tutti e tre, vorrei sapere... di nuovo, signore. Per quale motivo? Possesso di arma illegale e mi hanno frugato addosso, mi hanno inserito dei proiettili niente di meno addosso. Niente di meno. Quindi non so, vuole sapere altro? Hanno messo loro... Sì, ma loro. Capisco. E per quale motivo avete perquisito i miei assistiti? Il suo... Lei è un avvocato? Sì. Vabbè, l'avvocato... Lei è l'avvocato? Sì. Quando può controllare, Domenico Bini. Vabbè, l'avvocato può venire in caserma dopo, adesso... Può venire in caserma per qua dobbiamo andare. Va bene. Qua dobbiamo procedere. Va bene, vi chiedo giusto la gentilezza di non cominciare il processo finché non arrivo. Vabbè, certo, è normale. Vi ringrazio, ho bisogno allora, quindi ora di qualche cura medica. Brigadiere, se può mettere nella mezzo i soggetti, tutti e due. È agibile la vostra, la questura? La nostra caserma, andiamo sì, è agibile. Sì, mi scusi, la caserma, ha ragione. Sì. È agibile, avevo letto che era inagibile allora per controlli strutturali, non so. Nella norma 22, no, no, credo che sia stata ripristinata. Va bene, ok, il tempo di uscire dall'ospedale vi raggiungo. Grazie, la ringrazio. Ma il socio... Ultima informazione, allora, avete già chiamato l'ambulanza? Le metto le fascette. Esatto. L'ambulanza per... Salga. Scusi? Avevo avuto un le calo di zuccheri. Le fascette, le allaccio la cintura. Se vuole gliela chiamo io. No, se no mi accompagna con lo scooter andiamo. Lui. Sì, sì, si faccia accompagnare da insomma. Va bene, okay. Grazie mille. Andiamo. Gli apro la porta, può allacciare la cintura al signore, per favore, le pedì? Un attimo solo che gli apro la porta. Ecco qua. Gli allaccio la cintura. Ok, chiudo. Posto? Ok. Hey. Oh. Ha sequestrato l'altra pistola, brigadiere? L'ha presa, mi sa, generale, perché io non l'ho trovata. Perfetto. Non l'ho sì, trovata. Sì, perfetto, perfetto. Una l'ho già sequestrata io, il signore aveva un altro articolo e un da calibro 50 addosso. Grazie Starla. L'armatura la... Ma lei ha detto che lavora l'import? Sì. Ah, e cosa ci fa con tutte queste armi? Io ho due, una perché purtroppo l'ultima volta che l'ho usata si è inceppata, quindi ho paura che la principale, diciamo, la desertico quella montata, piglia non spari più. È sporco come prova. Sembra che purtroppo dai come prova a pulirla si sporca subito che piove. In realtà l'ho portata pure a sistemare, ma ho... facciamo le domande. Perché quando si sporcano le auto non funziona più lampeggiante. Come sa, l'import purtroppo. Noi all'import. Non la giustifica a portare un'arma da fuoco, signora. All'import io guardo le armi da fuoco le porto solamente all'import, appena smontato dal servizio. Una calibro 50. Sì. Niente credo di meno. Che se ci sono attentati di questo calibro può benissimamente chiamare l'FDO, non trova? Ma io le chiamo l'FDO, però l'unico problema è che non posso intervenire dopo mezz'ora che è iniziato l'attentato. Che l'ultima volta mi sono stati rapiti tre miei colleghi. Io sono stato ferito, quindi... Meglio prevenire che curare.
O sbaglio? Abbiamo messo in stato di fermo 3 soggetti su ordine del generale. Adesso vediamo che succede. Sono brigadiere oggi. Ma che bella la paletta quando esce fuori. Bellissimo. Grazie Dadignolo. Grazie il Gran, prima non ti ho salutato. Ok, siamo arrivati. Un attimo che apro la porta, eh. Signor Schiavone, esca. Chiamo Schiavone. Mo' ci tolgo la cintura, aspetta. L'Epetit. Il signor L'Epetit è con noi, eh. Dove deposito le... Ok, mi segua. Allora, gli oggetti che ha addosso in questo momento se li tengo in caso a fine interrogatorio verranno restituiti. A parte le Desert Eagle, chiaramente illegali. Ora lei attende qua, vicino a queste sedie. E per quale motivo? Che sì, come l'era prima. No, perché facciamo accomodare i sospettati. Un attimo solo, signore. Nelle sedie, certo. Con le relative manette, grazie. Faccio accomodare qua con lei. Che le serve, signore? Che le serve? Allora, prima di tutto, sono in live, dimmi. Il signore lì. Le sto parlando io in questo momento. Ora no, aspetta. Allora, il signore là l'ha accusata di prendere questi colpi d'arma da fuoco e metterglieli in tasca a lui. E poi lui casualmente l'ha dati a me. Per sua sfortuna. Chi è che mi ha accusato? Il signore qui vestito di bianco. Ha detto che lei le ha passato di nascosto questi colpi d'arma da fuoco. Signore. Dovete mettervi d'accordo, siete pure amici? Adesso uno a uno verrete interrogati. Il signor Schiavone intanto mi segue. Certo. Intanto, brigadiere, lei resti qua. Comando. E tenga d'occhio. Comando. Gli altri con me. Va bene. Ah, due brigadieri ci sono. Si mette qua davanti. Lei è il signor Schiavone, giusto? Vado su io. Non so nemmeno che cosa è successo, ho aperto gli occhi perché purtroppo precedentemente ho fatto puff e mi sono ritrovato con delle manette, una perquisizione. Sono... E non ci ho capito nulla. Ok, benissimo. Sono brigadiere stasera. In possesso di una Desert Eagle. Perché lavoro all'import e mi serve una proprio per proteggermi, Corriere. Oh, il Gran, grazie, caro. Mi scusi, lo sai, i recenti attentati all'import, voi siete arrivati sempre mezz'ora di ritardo. Al penultimo attentato che è stato fatto, sono stati rapiti i miei 3 colleghi. Vabbè, la bandoliera, è vero. E voi siete arrivati in ritardo quando sono stato ferito. La mezzaluna, Raffi, tornano. È che stiamo organizzando una cosa con legale, mezzaluna, capito? La calibre 50 la vendono in. Il fatto è che con mezzaluna non puoi andare in live così a caso, cioè deve essere comunque organizzato. L'arma ce l'ho io comunque. L'avvocato Noce ha detto che quella è una pistola legale. Dov'è l'avvocato Noce? Purtroppo non è in città. Mi spiace per lei. Ha un avvocato da poter contattare? Purtroppo no, però avrei bisogno di un avvocato. Possibilmente. Lei ce l'ha disponibile? No. Se lei non è un avvocato non è un mio problema. Bene, lei ha qualcosa da dire rispetto ai suoi amici? No. Nulla? No. Ok, perfetto. Con lui abbiamo finito. Colleghi, portatemi l'altro. Se voi avete da fare qualche domanda, comandi. Fate pure. Mi scusi per la domanda, invece. Il signore dove lo metto? Una cosa.
Allora, signore con la felpa bianca, per favore mi segua. Certo. Vado avanti. Ok. Qua a destra. Nelle armerie legali. Dritto. Legali. Ancora sì, dritto. Sì. Ok. Salve. Gera, ecco l'altro. Speciale. Intanto, signor Schiavone, si può accomodare, vado. Perfetto. Appunto, accompagni tu. L'appetito? Sì, sì, ci pensi. Signor L'Appetit, giusto? Sì, L'Appetit. Signor L'Appetit, lei è proprio la persona. Matteo, che non metto la musica perché questo video andrà su YouTube, lo carico su YouTube. Avevo paura, era in ansia. Era in ansia, quindi lei decide benissimo di mettermi le mani in tasca. Non si fa sto fatto. No, ma infatti. Ma lei sa chi è il signore là? È il generale di carabinieri. Ma è il grado più alto? No, quello più basso, che ne pensi? Allora, signor L'Appetit, no, io non volevo dare una possibilità per sviare a ciò che ha fatto. Mi dica, i signori di là, chi sono? Perché hanno quelle armi? Non me la bevo. Times la saluta YouTube, quindi questo video quando verrà caricato su YouTube c'è inizia Times a parlare su YouTube. E saremo clementi, vada. Un signore è un mio amico, l'altro anche. E un signore lavora all'import. Uno mi sembra che è stato appena licenziato dalla Fosse Furio. Mm-hmm. E permette, generale? Prego. Eppure quei signori hanno detto che l'arma è legale e gliel'ha messa lei addosso. Ciao Vincenzo. No. Eppure ci hanno detto questo. Io cosa da dire a sua difesa? Ma perché è illegale una Deagle? Veda lei. Sa che calibro è una Deagle? No. È un calibro un po' pesante. È no? Un po' pesantuccio. Quindi le sto dicendo che quei signori... 40. No, prende la rocca, Davide. I signori ciao, hanno caro. Detto, ci hanno detto praticamente al mio generale al barriere che spara. L'arma illegale l'ha data lei. No. Lo so, lei mi sta dicendo no. Ma ha dato dirmi qualcosa per farmi cambiare idea? No, sì, io... Allora, mm-hmm. Al signore lì, Dennis, gli si era rotta la pistola. Mm-hmm. Mi si era rotta dentro il caricatore. Okay. Allora, appena uscito dall'import cioè, poco prima. E appena uscito dall'import mi ha chiesto una pistola. Quindi l'ho lei comprata. Mi sta dicendo che era in possesso di un'arma illegale. No, che... gliel'ho comprata io. E ah, io ha comprato un'arma illegale. Dove sì. L'ha comprata questa arma illegale? All'armeria. Quindi all'armeria vendono armi illegali. E io mi chiamo Paperino, giusto? E io non sapevo fosse illegale. Ma lei si è accertato prima di comprare un'arma di questo calibro se fosse legale o meno, mi scusi? No, ho fatto male infatti. Esatto. Quindi lei ha acquistato un'arma illegale e adesso si trova qui davanti a noi. Sì. Non solo, ma ha frugato pure nelle tasche del generale. Esatto. Ha un bel coraggio, signore, se lo faccia dire. Quindi lei afferma che il suo collega, come si chiama? Scusi? Dennis. La bandoliera è più Schiavone. Per... Signor Dennis Schiavone aveva praticamente... Che... Per decoro. Quindi lei, il signor L'Appetit, giusto? Sì, sì. Signor L'Appetit ha venduto un'arma illegale, anzi, diciamo, regalato, no, tra virgolette. No. Né regalato né prestato. Certo, diciamo le che lei ha sono comprato un'arma illegale e l'ha prestata a un suo collega. No, solamente non l'ho prestata, perché... non l'ho regalata, non l'ho signore, comprata. Un attimo solo, mi faccia parlare, non ci parliamo addosso, non siamo dei bambini, che stavo dicendo? Lei, signor L'Appetit, ha prestato un'arma a un suo collega perché praticamente era si era rotto il caricatore da quanto lei mi sta dicendo. Eh sì. E quindi gli ha dato un'arma illegale comprata in armeria. Giustamente poi ci dirà anche qual è questa armeria che vende con queste armi, no? Non trova? Sì. Capito. Va bene. Io non ho nient'altro da dire, generale. Diciamo che l'ha messo stesso lui, il signore. Il colpevole non è il signor Schiavone, ma è il signor L'Appetit. Lei fa di tutto per non andare in casa. Sì, sono già andato e non mi ha detto che andare. Ci vuole tornare? No. Mi sa perché che ci è una buona strada se continua così, lo sa.
Mi dà una valida spiegazione del perché stava frugando nelle tasche del generale di corpo d'armata dell'arma dei carabinieri? Diciamo la stessa cosa, siccome andassi al Vaticano, scavalco, ciao Francesco, come stai? Siamo lì, no? No, no, è quella una cosa religiosa, assolutamente no. Va bene, io dico a livello di importanza, no? Lei mette le mani nelle tasche di un generale, quindi è molto coraggiosa sulla faccia di lei, signor Repetti. Mi può spiegare il motivo del perché ha messo le mani addosso? Signor Repetti, mi dica la verità, perché ogni cosa che dirà, sa, eh? Potrà... soffro di nervosismo isterico e... quindi lei mette le mani nelle tasche perché mi viene da fare azioni che non dovrei fare per... La cosa è nata questa isteria, diciamo, non lo so, è fin da quando ero piccolo che ce l'avevo, però quindi lei ha dei traumi. Non avrei mai pensato che si trasformasse in una cosa del genere. Quindi diciamo praticamente che questa armeria gli ha venduto un'arma illegale ad una persona che momentaneamente non è sana di mente, giusto? Attendete momentaneamente? No, no, io sono di mente, il problema è altro. Scusate. Lei mi ha appena detto... Sì, dica. Generale? Sì? Posso autorizzare il decollo di Drago per un soccorso in mare? Accettato, vada. Faccia decollare. Giusto. Quindi ricapitolando, lei mi sta dicendo che questa armeria ha venduto un'arma illegale ad una persona non sa niente, lei mi ha detto che diciamo soffre di isteria, quindi mette le mani e fazioni che non vuole, diciamo, dai. Ma io ho prestato i soldi a Dennis, mica ho comprato io ero detto ho comprato io perché avevo prestato i soldi, come se l'avessi comprato io. Quindi in generale diciamo che comprare il signore ha rilevato soldi, ha svelato tutto in un modo abbastanza chiaro. Ci sta l'avvocata fuori. Quindi diciamo che momentaneamente non c'è altro da dire. Fate entrare l'avvocato del signor Le Petit, grazie. Ricevuto il generale. L'ho appoggiato qui sopra il taccuino della deposizione. Le Petit, lei vuole un avvocato quindi ancora? Sì. Non so quanto gli convenga, visto che ha già anche ammesso, No, lei ha ammesso... Lei ha ammesso di aver comprato... Mi scusi, signor Petit. Lei ha ammesso di aver comprato un'arma illegale... Di aver dato i soldi per comprare un'arma illegale, che era diverso. Posso chiederle questi soldi come li ha... Per guadagnati, io? Beh, troppe volte all'import sono andato. Grazie rapace. Diciamo che se io adesso vado allora, da brigadiere capo si mette il cinturone come il maresciallo al posto della bandoriera. Posso risalire ai soldi che lei ha utilizzato per comprare sì. No, da maresciallo se non sbaglio. Lei mi sa anche dire il prezzo di quest'arma? Signore? Cazzo, non mi ricordo. Intanto... Usi termini. Usi termini propri, gentilmente. Quindi, le ripeto, mi può dire il prezzo di quest'arma? Signor Le Petit? Hanno abbassato, sì, Drake? Perfetto. Dobbiamo sentire i miei amici carabinieri, perché in merito sono ignorante. Perché lei non sa neanche di quanto si tratti. Calmi che non gli convenga, si fia calmo. No, non è colpa mia, io le ho detto che soffrivo. Cosa soffrivo, mi scusi? Nervosismo isterico. Posso andare a chiamare l'avvocato generale? Prego, vada. Ah, c'è il padre che è carabiniere e Drake. Sì, ci serve un attimo. Anche se signor Le Petit, torni dietro la sedia. Signor Le Petit. Non faccia stupidaggine. Non si agita. Vabbè, ma se non ha nulla da nascondere, non si deve sentire sotto pressione. Buonasera. Buonasera. Gentilmente potrebbe darmi il suo tesserino dell'iscrizione all'albo? Esatto. Sì, ecco, lo può trovare sull'applicativo Discordia. Sì. Come si chiama? Domenico Bini. Domenico? Bini, ok. Invece la sua email su Discordia? La mia email è vafangq. Ottimo. chioccioladiscordia.com. Perfetto.
Comunque, lei è l'avvocato che rappresenta il signor Le Petit? Esatto, sì, sono io. Ok, lei sa che il signor Le Petit ha ammesso, confessato di aver aiutato, di aver prestato dei soldi per l'acquisto di armi illegali a dei suoi amici? Ah, no, non lo sapevo. Allora, vi avevo cortesemente chiesto di non iniziare, infatti non ho avuto modo di parlare col mio assistito, però avrei preferito che parlasse in mia presenza, perché volevo sentire anch'io la sua testimonianza. Lo deve chiedere lui, non lo deve chiedere lei. Sì, sì. Sì. No, 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 sì, sì, ha ragione. Noi stiamo solamente facendo delle domande, se poi lui decide di rispondere... Se lui decide di rispondere perfetto, autonomamente, okay. Risponde anche senza. Sì, sì, ok, se è stata volontà sua, assolutamente sì. Diciamo, è anche definito tutto ciò. Allora, praticamente abbiamo messo in stato di fermo i tre signori, perché il signor qui presente è Le Petit. Mi ricordi il nome, per favore? Signor Le Petit? Roberto. Ah, il signor Robert Le Petit ha messo le mani in tasca al generale dell'arma dei carabinieri, quindi sappi, non è. Ah. Un qualcosa di normale, tra virgolette, abbiamo messo i tre soggetti in stato di fermo e portati qui in caserma Ciampino Roma per fargli delle semplici domande. Un attimo solo, signore, perché dopo lo farò parlare. Visto che quando si è in stato di fermo dobbiamo controllare cosa c'ha addosso, visto che siamo anche in una zona militare, il signor Danny Schiavone, giusto, signore Petit? Aveva nelle sue tasche un'arma illegale, una calibro 50. Ok? Momentaneamente la Desert Eagle, giusto? Mi conferma, giusto? Era Desert Eagle? Sì, sì, era Desert Eagle. Ma a quanto mi risulta non è un'arma illegale, cioè col porto d'armi si può tenere. A noi non ci risulta però questo. Ci risulta tutt'altro, mi spiace, ho fugato. Quindi ricapitolando, abbiamo perquisito le perché mi scusi se la interrompo, non è facilmente reperibile dall'armeria? Infatti controlleremo anche quest'ultimo negozio che ha venduto l'arma signore. Però il fatto è un altro. Mo, indipendentemente se l'arma è legale o illegale, il signor Le Petit ha ammesso che soffre di disturbi di schizofrenia, quindi ha acquistato un'arma illegale fino a prova contraria, e l'ha data al suo amico Danny Schiavone perché aveva problemi d'arma. Vorrei solamente aggiungere una domanda. Dove aveva per caso segnalato quell'armeria? Da quell'armeria aveva acquistato l'arma? No. Ce lo può segnalare, per favore? Sì. Lo segnali, vicino per favore? Vicino alla Pacific. E poi, signor Le Petit, se lei eventualmente ci andiamo a fare disturbo... appuntato, poi sì. Ci andiamo a fare una perquisizione. Va bene. Certamente. Poi, signor Le Petit, quello che io le posso dire, sapendo che soffre di un determinato disturbo di schizofrenia, lei lo sa che non è abilitato al rilascio del porto d'armi e quindi di andare in giro armato. Quindi, dopo che lei mi conferma di avere questo disturbo, l'ha ripetuto più di una volta e ce l'ha confermato sbattendo la testa nel muro, ci vediamo costretti a sequestrare l'armamentario e soprattutto anche il porto d'armi. Lei non sarà più abilitato nell'andare in giro con degli armamenti. Ne è consapevole? Sì. No, ma non l'avevo in giro, la pistola. Bene, allora, appuntato, possiamo procedere con la rimozione del porto d'armi? Posso una domanda? Da dove è partita tutto questo fermo, stato di fermo? Per quando via del... il mio assistito ha messo le mani nelle tasche. Esattamente. E ha messo dei colpi. Allora, no, lo stato di fermo è cominciato dal momento in cui il signor Le Petit, alla guida del suo Stelvio, ha tagliato in maniera brusca il marciapiede passando sopra delle aiuole, rischiando anche di beccare il muro e una TM lì vicino, e a quel punto noi eravamo lì fermi a fare benzina e ci siamo visti costretti al fermo. Sì, ero presente anch'io nella esatto. Scena, ero all'ATM, anche lo scooter prelevando. Dietro sì. Ha fatto queste cose, infatti verranno presi i giusti provvedimenti anche riguardante quell'azione. Sì, no, io l'unica cosa che ho potuto vedere da lontano, poi non mi affido solo a quello che ho visto. Ho visto che comunque voi da Prassi avete chiesto i documenti e poi ho visto che tutti e tre i passeggeri dell'auto sono scesi. In quel momento sono stati perquisiti anche il mio assistito che ha la fedina penina la fedina pulita. Non o è stato così. No, sto chiedendo. O è stato perquisito dal momento in cui lui ha messo le mani a un vostro agente? Allora, le spiego precisamente com'è andata. Dal momento in cui il signor Le Petit era nella vettura insieme a un suo amico
con svariati reati. Cioè, c'è una Saviola. Quindi una persona, possiamo denominarla pericolosa, è stata richiesta una perquisizione generale delle persone all'interno del mezzo, perché essendo vetri oscurati posteriori, presumevamo ci fossero scambi di oggetti. La correggo, i vetri sono sporchi, cioè da quello che ho potuto vedere della vettura mi sembravano sporchi. Sì, a me sembra riuscivo a vedere all'interno della vettura. E a questo punto abbiamo preso personalmente il signor Le Petit, chiedendole se gentilmente poteva mettere la faccia contro la vettura. Ciao ZR Napoli. E grande. Si è fermamente opposto a questa decisione. Infatti io non mi sono azzardato a perquisire il signore fino all'arrivo dell'avvocato. Inizialmente si credeva fosse il signor Schiavone, poi era lei, quindi non si sapeva nemmeno chi fosse l'avvocato. Anche una mezza falsa testimonianza, se mi permette. Esatto. No, ma io gliel'ho detto a lui che non sapevo chi fosse la mente. E a quel punto la perquisizione è scattata solo nel momento in cui il signor Le Petit ha frugato tra le mie tasche, tra cui facendo scivolare all'interno dei proiettili di pistola. Quindi capisce, un gesto molto anche minatorio, molto minaccioso nei nostri confronti. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi signor avvocato, immagino vi siate attaccati al gesto più che altro, non perché comunque anche le pistole, le munizioni, non vedo che credo siano un problema portare. Signor avvocato, mi chiedo scusa se le parlo sopra, ma secondo lei è normale che una persona no appunto, ecco, nella tasca di un generale dell'arma dei carabinieri? Assolutamente no, appunto vi ho chiesto se vi siete appellati al gesto e non al contenuto di per sé, perché okay, il gesto non ha il gesto sicuramente ha aiutato a procedere in tal senso, ecco. Sì, penso, sì, sì. Che, infatti, penso che il generale mi possa Quindi signor Le Petit, le domande che noi abbiamo fatto erano queste. Le andiamo a chiedere, ha qualcos'altro da dire, da affermare anche relative ai suoi amici là che stanno attendendo, ha qualcosa da dirci? Io so solo che quello lì con lo smoking verde non c'entra niente. Il signore che d'altronde ha trovato senza, diciamo, oggetti pericolosi, generale, giusto? Incensurato anche, perché lo conosco. Questo non lo posso. Vabbè, dicendo. No, è la fedina sporca. Ok, allora l'ho confuso. Scusatemi, sì. In quel momento comunque era insieme ai suoi amici, quindi siamo dovuti procedere da tal modo. Quindi comunque abbiamo dovuto controllare tutto il signore. D'altronde aveva dei precedenti penali. C'è il generale, scusi. Sì, è impegnato. Dimmi che c'è. Nel caso devo chiedere una cosa, perché ho parlato col vice generale e mi ha dato l'ok, ma non so il generale. L'ok per? Per una richiesta. Non le posso parlare e dirla così, proprio. È una cosa un po'. Allora, attendi un attimo con lei, perché c'è un interrogatorio con un avvocato là dentro. Ah, però. Ha ricevuto. Va bene. Riposo. Proiettili in tasca, no? Io direi che oltre alla rimozione del porto d'armi e dell'armamentario che aveva addosso, direi che possiamo anche rilasciarlo alla fine di ciò. Infatti il puntato può procedere con la rimozione. Grande Andre, sei poliziotto su Italy, certo, Andre. Grande. Allora, procedo io, mi prendo il suo portendo. Dennis, giustarla con la pistola. Non ha voluto. L'ho dovuto comprare io. Genera, faccia un saltino. Certamente. Permesso? Avanti. Perfetto. Sì, comandi. Può controllare lei un signor Le Petit se è in possesso del porto d'armi. Ciao, Palomba, tutto a posto. Comandi. Perché io qua non trovo il documento. Nel portafoglio trovo solo la patente nautica, la patente dell'auto e un foglio rosa. Non trovo nessun porto d'armi. Grazie Nikos 98, allora, grazie. Guardo un attimo l'applicazione. Negativo, non risulta il porto d'armi. Signor Le Petit? Sì.
Santa Lucia dov'è? È stato ritirato esattamente 2 giorni fa. Ci sta Bilio 05. Colleghi, il signor Le Petit era stato trovato con dei colpi d'arma da fuoco. Robert, se hai qualcosa da dire ti conviene. Purtroppo da me nel database riscontra soltanto reati stradali. Molteplici reati stradali e nessun reato penale. Grazie Palumbo. Oh Nicolas, ma lo sai che a Santa Lucia ci sta la mia mamma? A Ponte d'Era, sotto le, vicino dove ci sono le pale eoliche. Generale? Sì, muoio. Se lei acconsente, rilascerei. Ci vado domani. Schiavone, il signor... Santa Lucia. Ma scusi, il signor Schiavone era quello con le armi illegali, lei me lo rilascia? No, perché comunque stiamo procedendo a tal modo verso il signore. Il signore è collaborativo, vorrei parlare con il signor Schiavone prima. Quindi ora il signor Le Petit può essere accompagnato all'ingresso. Sì, sì, ma tra poco andiamo a fare un po' di pattuglia. Perfetto, mentre l'altro signore... Venga con me, signore. Il signor incensurato che non aveva nulla? Sì. Lo può rilasciare. Perfetto. Appunto. Il signor Schiavone qua, grazie. Dica. Prego. Aspetta un attimo, Genera. Sì? Ma se io e la puntata andiamo a fare un attimo una perquisizione all'armeria, quella là indicata, che dici? Sì, andateci a fare un controllo, mi controllate le armi in vendita in quell'esercizio. Si guardano le armi in vendita, perché... Dobbiamo un attimo riassicurarci del fatto che la Desert Eagle sia legale o meno, ma non credo comunque. Va bene, voi andate. Andiamo io e l'appuntato, andiamo io e l'appuntato. Lei l'ha appuntato, va bene. Prego, andate. Vi accompagno. Andiamo. Oh. Eccolo qui. Allora sta il generale. Allora, ha qualcosa da dichiararci prima che cominciamo? No. Appunta! Certo che si fa in borghese. Appunta! Dove non c'è la puntata? Dove sta la puntata? È uscito, sta qua fuori. Ah. Eccolo qua. Appunta! C'è una miseria. Quindi automaticamente siamo dovuti procedere da tale. Guardi, se ha un porto d'armi allora mi faccia capire, io ho un porto d'armi ma posso tenere un bazooka a casa? Questo no, il bazooka non è considerata come una pistola, ma c'è una grossa differenza è illegale, di armi. Quindi mi faccia capire, un'arma illegale basta uno che c'è il porto d'armi, quindi la può tenere, giusto? Secondo il suo discorso? Guardi, non prolunghiamoci perché veramente stiamo cadendo nel ridicolo, abbia pazienza. Va bene signore, se mi può seguire al cancello gentilmente. 118 all'arma dei carabinieri. Avanti. Guardi, siamo intervenuti su una scena. Adesso il paziente è ricoverato in terapia intensiva. Questo paziente aveva un casco con all'interno un foro di proiettili. Andiamo a controllare te? Sì, ha detto che dobbiamo andare a te. Okay. Adesso il paziente è qui in terapia intensiva, se riuscite a venire qua mi fate un grandissimo piacere. Guardi, al momento abbiamo diversi operatori occupati, appena una norma si libera viene in ospedale. Quindi il soggetto lo faccio attendere, interrogativo. Oh, bene in area ne avete fatta così. Generale mi riceve? E la sagu generale non riceve? No, apposta, ci ho già chiesto io. Diamo io te? Appunta. Okay, appunta, ma ce l'abbiamo una borghese? Una borghese? Dici? Fammi vedere un attimo. Sì, ce l'abbiamo, ma non siamo in divisa. Capisci? Vabbè, appunta, fammi sto piacere, fammi guidare a me. Vai, vado a fare sto controllo e poi andare fuori città. Sì, facciamo sto controllino. Mettimi l'odino. Sì, nell'ospedale.
attimo, vado nella rete dei medici a chiedere. Ma io ho la desertico del signore, ma vabbè. Qui la 22 esce dalla caserma per il controllo all'armeria, perquisizione. Allora, ricevuto 22. Dovrebbe essere... Ha detto che era vicino alla Pacific. Sì, sì, ho capito qual è, per un attimo che la trovo, eh. Ah, ecco. Vieni qua se lo trovi. Trovato? Quello, perfetto. Renegade era bello, magari dopo ci facciamo un giro con Renegade, va bene? Vi piace il Renegade, ho visto, eh? Dopo prendo anche a 159, non scherza, dai. Ragazzi, guido io perché purtroppo quando guidano gli altri mi saltella la macchina. È un problema di desync. Quindi dipende. Sì, vado col fiamma per andare all'armeria. In borghese ci stava, però non era il caso, secondo me. Più che altro per vedere... Voglio un attimo vedere in divisa cosa dicono. L'espressione, tutte queste cose. Allora, Renegade va a vola, allora. Ah, mamma mia. Che sei rigida, punta. Niente, brigadier. Sto solamente che stasera, mamma mia. Un bel panino prima di venire in servizio, un bello panino della siccia e friarina. Niente di meno. Ai. Che sera ti devo invitare a casa mia. È normale. Cioè, mangiamo un bello popolo un botto madre, una siccia e friarina. Lo sa che tengo voglia. Zizzona. Niente di meno, mamma ma mia. Ma vuole mozzarellino senza? No, che è la proprio rossa. No, quello sta la sizione normale. Che sizione? Mozzarella. Tutta mozzarella. Poi sta la sizione di battipaglia. Che quando la tagli dentro ci sono i bocconcini. No, okay. che la. No. Vabbè, mi piacciono tutte e due maniere. Però. Ah, ti piace la sizione comunque. Bra. In ogni sua forma e specie. Ah, ma capito. Beh, non ci dilunghiamo, eh. No, vabbè, la sizione è sizione di battipaglia. Certo, è normale. No, è una mozzarella che pesa ben 5 kg. Comunque, l'armeria è questa. Allora sta all'ingresso, ok? È qua a destra, no, perché c'è di qua. Perfetto. Andiamo a vedere, eh. C'è nessuno? Toc toc. No, non c'è proprio nessuno. Sta nessuno, ok? Allora, la certo, Desert Eagle è possibile comprarla. La calibro 50, no. Un attimo, chiamo il generale. Avanti, Messina. Porto aggiornamenti per quanto riguarda il controllo fatto all'armeria. Allora, praticamente, la Desert Eagle è possibile acquistarla all'armeria, mentre la calibro 50, no. Ok, io e il brigadiere ci stiamo votando nella zona, attendete. Ok. Io ho ancora l'arma del signore nel cinturino dietro, ma te la faccio vedere questa qua che non può essere utilizzata, vedi? Guarda. La vedi? No, aspetta che guardavo. Questa, vedi? Sì. Questa. Cosa è questa qua, signore? Questa mi sa che... Quella che vendono qui è la Desert Eagle. Vedi? Guarda. Capito? È vero. Boh, adesso non so se... È vero, questa... è vero. Mo non so se sono la stessa arma, però comunque momentaneamente sono armi non uguali, quindi... Boh, ma vediamo il generale cosa c'è. Quello è vero. Capisci? Quindi, se vogliamo parlare su questo discorso, la calibro 50, la Desert Eagle, possiamo anche restituirla, ma non la restituiremo perché comunque il signore aveva un'arma illegale addosso.
Però comunque la calibro 50 io non la vedo che la vendono, quindi che se non sbaglio tirala un attimo fuori, questa qua dalla foto, guarda. Aspetta un attimo, ecco qua, vedi? Rimane così, aspetta un po'. Va, è chi smo? Però non ti mette davanti, non sei mai maronna. No, no, no. Vedi? Sì, sì, è come quella della foto. Vedi, è 50 no, calibro. Questa... calibro esatto. 50, se tu vedi... No, ma questa canna... qua se ti prende ti fa un buco, la metto. Un buco, dentro, niente di meno. Questa ti toglie dalla... esatto. Dall'esistenza, dalla faccia della terra, proprio. Ciao Samuele, andiamo a bere caffè. Camma fa. Ma qualche giorno dobbiamo stare un po' prima insieme. Bravo. Amma fa i carabinieri? Amma fa i carabinieri? Si è impegnato fuori città? Eh? Si è impegnato fuori città? No? Lei è rimane? Fuori città domani? Rimane già fa. Rimane. Ha già fa la notte, però, però la là da parte. Sì, per... giocato, non però può darsi pure. Può darsi pure che. Cacistung. Allora, se tu ci stai, te l'ho detto già come mi chiamo, Ossaccio. Ha puntato Messina, mi cerchi su sull'email. Arcadius98@libero.it. Ah, lei è libero? È perché non sei sposato. No, ma chi dai che cazzo sposato? Ti sei già dimenticato. Ah, no, allora, non sei libero. Allora non sei libero. Ma la voglio ricordare. Mi ha rovinato. Ah, punta. Ma ero stanno il lato. Non lo so, comunque, non lo so veramente, io non lo so. Aro sta. Ma mi sa che hanno sbagliato l'armeria. Generale, mi sa che avete sbagliato l'armeria. Affermativo. È colpa sua, Messina, farò un rapporto su questo. Ma a me si è mandato la posizione, ma siamo... Condivido, generale. Metto pure la firma io. Non si preoccupi, Messina, me la ricordo. Ecco, bene, vabbè. Grazie mille. Hai visto? Culo generale ce l'avevo con me, capite? Sente sirene, sono a loro. Sono a loro. Ecco. Ah, addirittura con le gazzelle. Salve. Allora, generale, venga con me che le spiego, eh. Allora, sì, la calibro 50 del signore, l'avete voi la Desert Eagle, volevo dire? Desert Eagle. Perfetto, dopo facciamo un confronto. La può montare, per favore? La devo montare? Sì. Ma non ce l'ho io. Facciamo un po' di foto per la copertina. Comunque le faccio vedere, può continuare dal listino qua, che è praticamente acquistabile da Desert Eagle. Oh, perché me la fa? Lo so, è un borghese, però se il generale non ci autorizza, capito? Ti ha ucciso, allora, io questa sera è stato il mio primo giorno. Okay? È stato meglio. Ho fatto praticamente dire tutta la verità a quel signore. Grande, gli abbiamo budellino. Sequestrato tutto. Ma sei te, budellino? Generale, comunque mi vuole fare rapporto. Non è giusto, però. Chi ci mette la firma sull'appuntato Messina? Io ci ammetto. Ci ammetti? Io. Ma la firma per cosa? Scusate. Lei Messina ce la mette la firma? Ma per che cosa? Ce la mette sì o no? È un'arma a doppio senso, Risponda! Sì! Grande, bravo.
Sei licenziato. Ecco. Posto, per fare il regalo al maresciallo, ci abbiamo una firma in più, bene. Dopo sta accendendo le sirene. Sono 20 euro. 20 euro? Sì. Ma lei lo sa quanto campo io con 20 euro? Tengo caffè pagato, pavata per... ma quanto costa un caffè? 20 euro? Per un anno e mezzo. Mamma mia, l'ha appuntato pure Tirchio. Allora, senta, il generale del carabiniere... mi dica, appuntato. Se vuole le posso fare una cenetta No, non avete un cazzo. Andiamo a mangiare tutti quanti. L'età minima credo sia di 16 anni. Offre lei. Sentite, ragazzi, offre lei. Sì, offro io. È normale. Offre lei. Offre la spina. Lei. Sempre la spina. Lei chi? Lei. Mamma do sordo. Mi dissocio. Ma non mi giro una bocata. Generale, mi serve un attimo qua. C'è un collega. Che sono una marionetta. È infilato nel cemento. Ma generale, da quando è che si occupa nei colleghi infilati nel cemento? Mi scusi. generale, non lo sapevo. Non lo sapevo questo fatto. Generale, dai un epimillo, per favore. Ma però. Niente. Vabbè. Signori, avete visto il Twitter? No. Telecamere distrutte, la banca di Stato. Ma la banca di Stato, ragazzi? È nostra. Oh. Direi. Ragazzi, veloci. Ciao Mai. Vieni. Generale, c'è una rapina in atto. Affermativo, abbiamo visto. Berto, veloci. Ci sono tre operatori già pronti, volendo. Quattro operatori si portano, siamo qui nella zona. Tre operatori GIS in arrivo. Minorma 22, ci apprestiamo ad andare verso la banca, passo. Tre primi arrivano i GIS. Ramirez, torna indietro, Ramirez. Ma che stiamo facendo? Uccidici. Ma dove sta sta rapina? Madonna mia, arrivo dopo un'ora. Pure lei? Mamma mia. È qua. È questa. Metti il giubbotto. Sì. Oh. Signori, mi ricevete? Mi sentite? Non la sento. Si può avvicinare alla porta? Aspetta che non ti sento bene, vado. Collega. Oh, collega, dimmi. Magari facciamo un pochino la macchina un po' più dietro per farci da scudo, che dice? Vai, mettila tu. Okay. Ok, mi dica, quanti siete lì dentro? Mi serve sapere un numero. Che cosa fate nella vita? Signore, so che lei sta temporeggiando. Come? So che lei sta temporeggiando, mi dica che morendo. Sta facendo lì dentro. Mi fa la cortesia di dirmi quanti siete lì? No, non sono bosniaco, non capisco. Mi serve sapere quanti siete per sapere quanti operatori far intervenire. Siamo. Buonasera signori. Siamo tre nani. Buonasera a tutti. Ok, allora farò intervenire tutte le forze che ho a disposizione. Anche se il numero non coinciderà, mi spiace. Buonasera. Siamo sei uomini, dai. Sei uomini, benissimo. Sei uomini con le palle, peloso.
Allora, abbiamo bisogno di almeno 8 operatori. All'interno sono 6 uomini. Quindi lo posso fare domande? Cosa fanno? Collega, contratta lei? Venite qua. No, pensaci tu, generale, pensaci tu. Pure gli anziani. Allora, signori, che volete? Signore, che volete? Intanto le dico subito che abbiamo due ostaggi. Va benissimo, due ostaggi, possiamo vederli? Prenda le parole, faccia lo spell. Spegnete le sirene della moto, cortesemente, grazie. Certo che no, le sto dando un consiglio di come capire meglio. Mi scusi, le ho dato un consiglio su come capire meglio. Ricordo un massimo di 8 operatori. Controllo. Affermativo generale, siamo in 7. Abbiamo 4 macchine. 4 macchine, sti cazzi. Sì, sono un suono richiesto un po' eccessivo. Come è un po' eccessivo? Voi sì. Siete il dipartimento migliore del mondo. È un po' eccessivo. Si è messo il casco. Ma mi prendi in giro. Ma che dipartimento, mi scusi? Voi siete, vabbè, quello che siete, dai, non posso. Scusi, ma siamo un dipartimento, non siamo un concessionario, non troviamo tutto quest'auto così. Tenete la vita degli ostaggi. Certo, signore, la richiesta che lei mi sta facendo lo sa che è un po' impossibile. Come? La richiesta che mi sta facendo non è fattibile. È lui vuole ascoltare, bene. Signore, io potrò provare a chiamare. Del manico. Allora sparo allo spalle. Quindi ora ti puoi coprire 4 mani. Lei spara allo spalle. Generale, la tentiamo dietro al jeep. Ok, lei ha perso la vita allo spalle. Abbiamo un problema. Qualcuno all'altro ingresso, ragazzi. Chiudo. Ci siamo noi. Bene, bene, copriteli, chiudo. Generale, vogliamo vedere gli ostaggi poi. I GIS, ragazzi, sono l'altra entrata. Allora, io sto già urlando, quindi lei che si deve avvicinare in caso. Allora, signore, quello che ho già detto al suo mi... allora parli lei. Allora fate voi. Ma giustissimo. Ma che strisce che date, raga. Buonasera. Buonasera. Benissimo, allora. Lei ha un po' più cervello di quegli altri? Sì, faccia poco il furbetto, che qui non è nella posizione di fare il furbetto. Ascolti, la richiesta è una sola: non chiediamo soldi, non chiediamo nulla, chiediamo delle auto per potercene andare via in cambio degli ostaggi. Ok, l'ho capito. Non chiedo di svuotare banche, visto che abbiamo già fatto noi, non chiedo nulla di tutto ciò. Semplicemente delle due auto che non siano dei chiodi in cambio degli ostaggi. Ok, in cambio degli ostaggi. Quello che io posso dirvi, mi sono state chieste 4 vetture. Io, signore, non sono un concessionario, non abbiamo a disposizione tale auto. 4 vetture non me le può fornire. Sono troppe, signore. Posso siamo troppi anche noi dentro. Ma se voi siete... No, niente. Non ci piace così il comportamento, signore, non ci piace proprio. No, non è successo niente, non è successo poi niente. Voglio a questo punto mi serve vedere gli ostaggi entrambi. Vuole vedere, abbiamo solo esploso su una telecamera, abbiamo distrutto una telecamera. E noi che ne sappiamo, è noi che ne sappiamo. Come vogliamo fare? Ma perché vuoi entrare a vedere tu? Non posso entrare, Le uso per copertura con lei. Ok. Dall'altro lato, capito? No, perché io li vedo che si aprono e si chiudono. Ok, non lo so. Per colpa dei proiettili sparati dobbiamo piazzare un attimo gli ostaggi. Ok, ho stoppato la contrattazione fino al momento in cui non ci faranno vedere gli ostaggi. Ottimo, chiudo. Collega, ma lei non deve andare a nanna? Ormai. Benissimo, allora, volete vedere gli ostaggi? Sì.
uno deve entrare all'interno, è l'unico modo. Mi spiace, non possiamo entrare. Noi abbiamo solo distrutto una telecamera. Signore, io cosa ne so se avete distrutto una telecamera o ucciso tre persone? Allora, vogliamo vedere che se sparo altri tre colpi gli ostaggi non ci sono più? Signore, io che ne so se ci sono ancora gli ostaggi. Con quei che trovo colpi che avete sparato? Glielo sto dicendo, io non ho interesse a fare altri soldi, non ho, ho semplicemente interesse ad andarmene via di qua. Quindi, lei entra, vede che ci sono gli ostaggi, esce e riprendiamo la contrattazione. Io non entro, signore, con quei colpi sparati potete aver ucciso anche sei persone. Io non lo posso sapere, fino a che non vedo, allora, gli ostaggi la contrattazione è ferma. Sa benissimo che la banca di Stato è munita di telecamere, no? Certo. Per evitare problemi che lei benissimo sa, le abbiamo semplicemente distrutte. Visto che sono alte, non possiamo arrivarci con le mani, non possiamo fare nulla. Ehi, calmiamo i termini. No, no, il nome, cognome e grado era rivolto all'ostaggio. No, un collega della penitenziaria hanno preso. No, vabbè. Messina? Dobbiamo chiamare il primo dirigente Messina? E dove sarà adesso il primo dirigente Messina? E me lo faccia vedere, apra la porta. Apra la porta. No, mi spiace, signore. Non può farle solo le regole. Sullo stagio dobbiamo rimanere così, mi dispiace, è una... ma così sta bene che non ci si può andare avanti. È un termine del contratto. Fino a che non vedrò lo stagio, la contrattazione sarà bloccata. Chiudiamo le comunicazioni. Hanno chiuso le comunicazioni fino a quando non vedono gli ostaggi. Dai, piazziamogli davanti, apriamo le porte, poi li chiudiamo subito, dai. Hanno interrotto la comunicazione. Matteo, sto davanti perché voglio vedere come... voglio farvi sentire la... la contrattazione. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Mi sente? Mi sente? Oh! Agente! Fai fermare la macchina bianca, ma il fatto è che... ah, è là la macchina bianca, guarda. Collega, là c'è la macchina bianca, là. La vedi? Dove? Sì. Laggiù, sì, sì. La vedi? Affermativo. Sì, no, vabbè. Pensi che possano essere degli amici? Aspetta un secondo, aspetta un secondo, sì. Guardiamo. Attenzione, ragazzi, Ferrari bianca. Questa Ferrari bianca non mi piace. C'è una norma non impegnata alla rapina che può fermarla. No, ragazzi... Signori, ci siamo. Allora me li fate vedere questi ostaggi? Allora, li manderemo per foto tramite Twitter. Lei sa benissimo che tramite Twitter la foto può, dalla foto può verificare il secondo in cui è stata scattata, il minuto e la posizione e da che cellulare è stata scattata. Quindi direi che è più che sufficiente. Twitter è un'applicazione abbastanza creabile. Io non sto parlando di Twitter, io sto parlando dell'origine della foto. Voi siete in grado, scaricando la foto, di controllare la posizione, da che telefono è stata scattata, ovviamente, non io sto a dire un usa e getta, la posizione e l'orario in cui è stata scattata. Il problema di queste rapine è che ci sono delle regole di numero di forze dell'ordine che possono contrattare, per cui non possiamo chiamare ulteriori rinforzi. Un mono uso addirittura. Purtroppo sono regole del server. Anch'io non le condivido in RP, però. Dai. Mi riferisce che è stato rubato da una persona poco raccomandabile. Quindi. Oh, infami di merda. Vediamo di utilizzare termini adeguati. Vai a fare in culo. Non a me, ma alle riprese esterne. Un'altra Ferrari. Ecco. Quindi si dissoci, grazie. Ecco. Quindi vorrei vedere queste foto ora. Stanno arrivando, ci dia qualche secondo, arriveranno le foto degli ostaggi. Dalla sinistra della banca è sfrecciata a tutta velocità.
Ferrari, Ferrari rossa e bianca sospette, in zona. Non si preoccupi. Dipende. Dipende, se parla la ricevo. Ma voi per caso avete un nome? Siete un gruppo, una banda, una gang? Io? Eh no, lei, tutti. Come ci chiamiamo? Ci sono i CIS, ci sono di là col Renegade, ragazzi. Esatto, se vuole lei dico il mio. Mi dica. Ciao Flavio. Almeno ho il piacere di sapere con chi sto parlando e non parlo con degli sconosciuti. Gullo si è cacato, lo lasci. Sì, ho visto. Appunto, le devo dire il mio nome? Le devo dire il mio nome? Generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Goliardico. Goliardico, sì, esatto. Con chi ho il piacere di parlare? Ah, aspetti, sono arrivate le foto, le piacciono? Io però ne vedo solo una. No, no, due, due. Gradisce le foto? Benissimo, però ancora non mi ha detto con chi sto parlando. Lei sta parlando con un ordinatore. Lei mi ha detto per un fatto di educazione le dirò il mio nome, però ancora non me l'ha detto. Il mio nome è Ernesto. Ernesto, ok, signore Ernesto. Volete delle macchine? Volete due macchine? Sì. Sì. Quattro posti. Due macchine, quattro posti ora. E farò le ruote bucate. No, non so come si chiama. Lasciamo perdere. Non vedo dove. Ne è bullet proof. Mi dia il tempo di reperirle e le daremo. Generale interrogativo, mandiamo il messaggio della zona interdetta. Allora, sì, messaggio di zona interdetta. Ci sono due autovetture con quattro posti uno. Dobbiamo essere in grado di fornire. Lo so Henry, però sono, purtroppo sono regole che quasi tutti i server RP ci hanno. Capito. Quest'auto no. Allora. Brigadier. Oh, dimmi. Dimmi, generale. Vada lei un attimo alla porta insieme all'appuntato. Sì, appuntato, venga. È andata in caso di domande rispondete voi, vado a prendere i veicoli. Ok, vai, a posto, a posto. E io vado, andrò, quindi check. Anch'io. Solo due sopra. Allora? No, più T3. Attendo. Scusi, allora ragazzi, una macchina sospetta. Mi riceve? Bianco si aggira nelle vie. Scusi, secondarie della banca. Pardon? Guarda, da me anche un Ferrari rosso appena si guardi, ti voglio via, pieno di benzina, grazie. Detto questo, arrivederci col cuore. Pure la musica appicciata. Faccio poco. Guarda, se possibile, se possibile, già che ci siamo, con qualche champagne sopra. Meno iniziamo già a brindare. Certo, sì, certo, ci saranno. Finiamo con le stronzate e pensiamo alle cose serie, per favore. Mi ascolti, le stronzate. Mi ascolti. Allora, madre i termini. Allora. Che nessuno qua sta usando termini non adatti. Allora, prendo un attimo la contrattazione per quanto riguarda. Faccio un poco gli spiritosi dal vostro lato. Non vogliamo musica. Ma anche dal vostro lato, vero? Guardi, sto parlando io e esigo rispetto quando parlo. È stessa cosa, sto parlando io in questo momento. Faccio proprio lo spiritoso. Altrettanto. Sì. Chiaro? Non sto facendo lo spiritoso, guardi, mai esatto, fatto. Esatto, quindi. Non vedo quindi gentilmente. Sto continuando il discorso per quanto vorrei, diciamo, cessare ogni forma di. Come possiamo dire? Perfetto, signore, tagliamo dal breve, le auto sono arrivate. Che auto sono? Modello, targa, telaio, tutto quanto mi serve. Sono delle bellissime. Sono dei SUV, dei Range Rover. Buongiorno, sono tornato. Facciamo una cosa. Allora, ascoltate, giocatevela in questo modo, vi do un mi consiglio. Ascolti un attimo, mi ascolti un attimo. Sì. Adesso io uscirò con un ostaggio, soltanto uno.
Farò un attimo un rapido check delle macchine, dopodiché rientrerò. Una volta che rientrerò e avrò la certezza che le macchine sono tutte a posto, rilascerò anche il secondo. Chiaro? Prego. Ricevuto, guardate, è probabile che utilizzino la tecnica di pochi rapinatori dentro e tanti fuori che passano con i veicoli e smitragliano dall'auto. Oh, perché? Niente, non si vede. Ah, vabbè, non si vede. Sia tranquillo che non c'è bisogno, lei è un ostaggio, la nostra priorità è salvare entrambi, quindi non le sarà tolto un capello. Va bene, vabbè, comunque, sì. Attenzione operatori GIS, ostaggio in uscita. Ma non ce la prendi con esatto, non voglio il pieno del grande. Ecco. Ma non è messo. Sono di mia. Aiuto. No, fumare la testa. Forse quel minuto, no? Non si preoccupi, signore. Chi seguo? A me. Qua. Qui. Dove? Dietro la macchina? Gli rompo le manette, un attimo. Sì, grazie. Magari controlliamolo un attimo. Sì. Fermo un attimo, signore. Sì. Ha una tannica di benzina e un trapano. Va bene, tanto. Lo mettiamo nel veicolo di GIS? Grazie, Dani. Perfetto, signore, venga con me. Arrivo. Attenzione SUV. Ragazzi, vi ricordo che momentaneamente non hanno più ostaggi, Sì, la sentiamo. Appuntato al brigadiere, appena entriamo in macchina, guida tu, eh. Dice a me, collega? No, diceva a me, Sì. Capito, appuntato. Sì. Guida tu appena. No, ma mi sa che questi qua non usciranno mai. Ormai non hanno più un ostaggio, quindi non hanno più una scusa per rimanere dentro. Vabbè, ma quanti ostaggi avevano loro, scusa? Dalle foto due, rimane comunque l'incognita che potrebbe esserci un altro ostaggio. Dalle foto erano due, quando dici secondo te erano tre? Non si può mai sapere, non mi posso fidare di gente. Però gli ostaggi in macchina, ma non abbiamo più copertura noi del GIS se ci sparano da fuori. Li porto lontano e torno in un minuto, generale. Se lì allontaniamoglieli. Infatti, un attimo.
Ciao Stefano, grande. Bravo, appunto, lo metta a scudo, bravissimo. Dica. Scusi, questa non è una zecca d'estate, è una banca, dove sta i soldi? Non è una zecca, fra. Ma manco, qua ci stanno i soldi. No, banca. Gabriele. La zecca. Ragazzi, questi hanno confuso una banca con una zecca di stato. Mi ha detto che stavano stampando, sto stando molto bene. Ma siamo seri, generale? Sì, sul tetto di fronte alla nostra uscita. Dove? Interrogativo. Tetto di fronte alla nostra uscita, un mini market, penso, accanto a un palazzo, in mezzo a due palazzi. Chiediamo l'ausilio della polizia di stato per proteggerti immediatamente. Ricevuto, mi sposto nella frequenza della polizia. Sparano, sparano! Mi hanno sparato. Punta, punta. È la trappola, la trappola. Polizia di stato, arma dei carabinieri. No, perché mi si è buggato? Sparo dei colpi di avvertimento su quel mini market, interrogativo? Polizia di Stato, intervenite immediatamente alla banca centrale, ci stanno sparando mentre stiamo contrattando con i criminali all'interno di un... Appunta, ci sei? Sì. Occhio, occhio. Guarda di là, guarda di là. Bravo, guardo io dietro, non ti preoccupare. Quale tetto? No, raga, dove cavolo sono? Dove c'è il cartellone? Quindi là. Madonna, ragazzi. Sì, richiedendo il vostro intervento, siamo solamente 3-4 soggetti in un X5, va. Arrivo immediatamente. Primo. Convergo. Due CIS in arrivo. Io e il brigadiere siamo davanti all'ingresso, per non farli scappare.
attacca e lascia la polizia di stato. Affermativo. No, Federico, c'è il generale. Alzare il volume, ti vedete mi ammazzano ora. Oh, grazie Verde. Colleghi, contattateci quando siete più o meno dentro. Cerchiamo di entrare alla seconda entrata. Stanno tutti sopra. Spalanchiamo le porte. Non fate fuoco alle sale principali. Collè. Porca puttana, ci stanno sparando. No, è morto, cazzo. Attenti al blu su blu. Che miseria. Oh, da dove mi sparano? Mi hanno sparato. Cazzo. Cazzo, mi hanno sparato. Mi hanno sparato, mi hanno sparato, mi hanno sparato. Aia, cazzarola. Generale, mi ricevi? Hanno sparato anche a me. Siamo feriti, non siamo feriti. Non capiscono come sono messi. Siamo feriti. Anch'io. Con lei, con lei. Con lei, a me mi hanno preso proprio bene. Ma manco l'ho visti. Due colleghi a terra all'entrata principale. Eruzione dove, raga? Che mi hanno sparato. Manco l'ho visti. Ma mo svengo, guarda. Con lei, con la gara. Dimmi tutto. Aspetta, vai dietro la macchina, vai dietro la macchina. Sì. Ma non si può chiamare ambulanza o passa... la chiamiamo immediatamente. No, non lo so se si può fare, sì. In teoria sì, però si devono tenere distanti. Vabbè, certo, ovvio. Provo a sentire. Vedi un attimo. Non so se si può chiamare l'ambulanza, sinceramente.
Però purtroppo ancora non la possiamo chiamare. Non la possiamo chiamare, ecco. Ora, ora o no. Ok. Minchia, noi siamo messi male, eh. Malissimo. Siamo messi male. No, malissimo. Noi non possiamo entrare, mo. Mo non possiamo entrare. No, 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 no. Ma quanti operatori ci stanno dentro? Ancora? Non lo so, io ne ho visto una a terra. No, due. Due a terra. Madonna, mi sto svenendo io, eh. Mo svengo. Porca miseria, porca miseria. Infatti, devo aspettare che finisca l'azione, ok. Io sono solo ferito la gamba, cavolo. Ecco, ma che ci fa l'ambulanza che non ha chiamato nessuno? No, 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 io non l'ho chiamato. Via da qua, via da qua. Allontanatevi che è pericoloso, allontanatevi che è pericoloso, allontanatevi, allontanatevi. Ok, ok. Ah, cazzo, non ci vedo più. Non ci vedo più. Merda. Rimani con me. Cerca di sdraiarti. Cerca di sdraiarti. Sì. Alzo le gambe, magari. Aspetta un secondo. Vediamo se riesco. Stanno tutti dentro. Nessuno mi può fare. Sì, stanno tutti dentro. La mano. Io comunque ho paura di quell'uscita là, vedi? Non so se possono passare sì. Da lì. No, no, no. È chiusa quella. Ah, lì è chiusa, ok. Sì, soltanto da destra. Sì, infatti, noi rimaniamo fuori con lei. Per forza. Per quanto possiamo resistere qua, però. Sì. Non lo so. Ma il problema è nessuno c'è di là. Sono entrati tutti da quella porta. Non so in quanti sono ancora dentro. Non lo so. Proviamo a comunicare. Genera, ci ricevi? Mi sa che... A tutti i colleghi, in quanti sono ancora dentro la banca? Interrogativo. Noi siamo due, ma il collega per un problema di calcio dell'arma è andato a terra. Ricevuto. Attendiamo qui fuori, noi siamo feriti. No, non va bene con l'M4. A me l'M4 non mi... Sì, non mi mira a me. Sì. Però è mutato. Com'è il kit dell'arma? Vabbè, certo, è normale, Harry. Ecco perché ti dico, nella realtà posso, è diverso. Non posso perché mi ha detto che ci vedono gli altri admin. Ma come? E non so perché. Te l'hanno lanciato? Sì, ma io li aspetto qua fuori, mi frega niente. Ma se sto qua fuori gli posso sparare, se aspetto sì. Con lei mi senti? Con lei sì. Senti? Sì, mi senti tu? Sì. Oh, Verde, sì. Grazie. Grazie se mille, escono, Verde. Ti accoppiamo tutti, eh. È normale. È normale, è normale, certo. Perfetto, lui rimane là fuori sull'altro sì, ingresso. Però io non so quanto resisterò, eh. Anch'io. Grazie Verde, grazie mille, caro. Un bacione a te. Si è perso che siamo in una rapina, feritissimi e niente, siamo messi male. Ora svengo. Thank you.
Si è bloccata. Come si è bloccata, raga? Si è bloccata la live? Lagga? Come lagga, oh? Minchia, lagga davvero. Si è sconnesso il server. Channel switched. Disconnected. Ragazzi, si è interrotto tutto. Lagga, non va più. No, no, l'hai bloccato. Aggiornate una pagina. Mi vedete? Mi sentite, ragazzi? Mi sentite? Ora va? Un attimo di calma. E sangue freddo. Facciamo una cosa. Ok, ditemi se va ora. Dovrebbe andare comunque ora. Lagga la webcam. Funziona? Lagga un botto? Sì, ora sì, ora va, ok. Ok, dovrebbe andare ora. Ok, perfetto. Sta caricando. Cosa musica? Si sente la musica? Che vado tipo schermo intero. Sì, buono, va, punge. No, vabbè, non so vestito da carabinieri ora. Oddio, come devo fare? Tocca andare in caserma. Genera. Non la sento. Un attimo solo. Genera. Che è successo? È successo che ho fatto puff. Mi devo andare a mettere la divisa. Sei ancora... Sì. Bravo, pensaci tu. Meno male c'è veloce, Gesù. Veloce. Vai. Madonna, le porte chiuse. Ma chi ci deve entrare? Dai. Giubbotto anche. Vai, ci sono. Andiamo. Aveva fatto puff. Ok.
Prendo il PM12 in macchina. Ecco. Mossi. Oh, ora sì. Ciao, sono Saviola. Ma chi è quello la bici si è schiantato? No, vabbè. E non ce n'ho mia più i colpi al PM12. Ok, ciao. Hai ragione. Che casino, madonna. Questo PM12 per aria? No, mi sa che sono a terra gli altri. Un'irruzione di quelle grosse. Il problema è che loro mirano all'ingresso. Come fa a fare un'irruzione? Non la puoi fare. Manco li vedi che t'hanno sparato. Ha ragione, mi devo legare alla radio. Madonna. Genera, mi riceve? Avanti. Modalità di ingaggio le stesse? Uguale, un attimo che esco dalla porta principale, non sparate. La vedo. Ricevuto. La riduzione, ragazzi, non si può fare. Fumogeni, non ci sanno, ragazzi, fumogeni. Che cosas? Ma chi è questo? Situazione attuale. Uno appena si entra dall'ingresso principale sulle scale di sinistra. Due che sono sopra all'ingresso del cavò. E 1/2 sopra nel corridoio. Ricevuto. Oh oh oh. Principale, principale. Secondaria, ragazzi, secondaria. Cazzo, primaria, primaria, l'ho visto, minchia roba che mi sparava. No, sto a posto, molto fresco a parte. Prova la porta, quella con le scale. Ah, è vero, potrei entrare tipo da lì. La prova a entrare? La prova a entrare? Che tanto è tardi, vado a letto se muoio. Tipo vado così dritto e entro. C'è nel... operatori vivi. Brigadiere Catalano. Devo carabiniare Vito Casciofaro. Brigadiere Berto. Simone Resto. Che poi non si può usare la terza persona, eh?
Non posso andare più di sopra, raga. Fai l'eroe, si vai, prova. Voi volete morto, mi volete. Oh, sento dei passi. Dove stava? Dove stava? Gira la terra. Perfetto, porterà. Chi era? Com'era vestito? Ricevuto. C'è cooperatori, siamo tre? Interrogativo? Gis? Dovremmo essere quattro, fino a prova contraria. Numero operatori sull'ingresso principale? Due. Ricevuto, noi siamo in due pure di qua. Invece no, penso di essere da solo, penso di avere due colleghi a terra, ingresso principale. Sia parte destra che parte sinistra sono inagibili, c'hanno tutto tiro. Operatore all'ingresso principale, noi proviamo piano piano ad entrare dall'ingresso principale facendo silenzio radio, se no ci sentono. Grazie Dark. Ricevuto. Fate un check tra un minuto, se non ci sentite vuol dire che siamo stati colpiti. Ripeto, io sono da solo attualmente ingresso principale, quindi vediamo come gestircela magari meglio. Evitiamo di cazzeggiare, grazie. Opzioni? Non saprei, penso... Oh, si sente bene? Siamo tutti feriti. No, no, non proprio. Siamo tutti feriti. Io no. Disconnected. Mi dà problemi la radio, te le porto. Si può chiamare la polizia. M, dimmi se mi passano sotto, altrimenti ti taglio le palle. M è morto, miracolo. Sì, e io sto guardando Long e Short. Ma che cazzo stai dicendo? Grazie Drake, grazie mille caro, grazie mille, un bacione a te. Parla italiano allora, imbecille. Drake Systems. Grazie mille Drake Systems. Vai su Discord e richiedi il Prime. Lo so Aido, però purtroppo questa è la regola. Ti dà una sveglia. Dimmi. Mi ero addormentato. Dai, datti una sveglia. È che stavo pensando ancora ai documenti del Galaxy. Infatti è quello che mi piace. Quindi che cazzo di nuovo fa? Quello che mi piace a Vittorio. Sento spari intimidatori dall'interno, riuscite a sentire anche voi? Interrogativo. Io non posso parlare. Sì, sento anch'io, collega. Non passano i colpi da quella porta, vero? Sì. Passano, vai. Occhio però, occhio. La porta è chiusa, cioè la porta main è chiusa. T'hanno sparato? Ok, stanno sparando alla porta principale. No, sono io che ho aperto le porte.
porta. Vuol dire che sono scesi al piano terra, fate attenzione. Ma c'è un coso all'interno. Non vedo nessuno, saranno sul lato destro. Sì, sì, confermo, sono sul lato destro. Spari, uscita secondaria. Sbirri infami, morirete. Sbirri infami, morirete. Sbirri infami, morirete. Sbirri, sbirri, sbirri. Mi dissocio, mi dissocio. Può darsi Maradona. È molto probabile. Questi sbirri senza palle, senza palle, senza palle. Mi dissocio. Oh fra, tu ti dissoci? Io? A chi? Sei proprio un coglione, tu stai ancora dormendo. io mi associo allo sk. lo so, è un bastardo. Ti potrei bastardo. Sparare questa volta. Bravo, tutto bene? Tutto regolare qua, sentito solo con i spari, continuo a sparare. Spari che faccio zoppa tutto per aria. Sì. Penso che i colleghi nella principale siano a terra attualmente. Guarda, se non ero in live li avevo fottuti proprio a mani basse. Ma purtroppo siamo in live, non si può. Giocavo a nascondino una volta, ero bravo a giocare a nascondino. Eh sì, e se metto 20-30 secondi di delay sulla live, che cambia? Cambia niente. Faccio prima a fare l'eroe. Muoio e poi si stacca e si va a dormire perché c'ho solo. Allora, mi sento qui gli spari, madonna. Perché sto cagando addosso, tipo. Ma che... Ma scusami, eh. Cosa ci facevo per pulire quel carabiniere lì? Questa è Sparta. No, non lo posso fare io. Bravo a Charlie, situazione? Allora, il collega è ancora all'interno, entrata proprio principale. Ma come è detto a Bancomat. Bravo, tu dove sei? Faccio l'eroe, raga. La Renegade. Tanto mai resta là tu. Il capo della secondaria. Allora, raga, il mio progetto è questo. Vado di qua. Ok, qua a sinistra. Tipo corro all'impazzata. Il primo che vedo gli sparo da lì. Ci state? Non conviene, dici?
mi dissocio. Allora aspetta che mi metto in ordine. Ma se io esco da quella porta lì, no? Vabbè, tanto devo morire, devo andare a letto, raga. Vado tipo là, lentamente, tipo. E poi prima mi vedo spagna. Ma che hai usato il taser? Quanti proiettili c'hanno? Finiranno prima. Sicuramente sono scesi il piano terra. Oh, mi è arrivato un proiettile. Tu spari per venire anche dal piano di sopra. Non ne sono sicuro, però. Che mi ha sparato? Impossibile, mi ha fatto un proiettile arrivare lì. Allora vado là, eh. Porca troia. Oh, sento delle porte che si aprono. Non posso andare sulle scale, raga, perché sono tutti lì, capito? Devo andare di là a sinistra. Di là. Raga, per me sono rimasti tipo due nella, solo nella prima area. Ma faccio l'eroe. Faccio l'eroe, ma... Da sopra, ma come faccio a prenderli da sopra? Perché non mi fa partire? No, dai, no. Ma la porta non si apre? No. Ma quella porta non si apre, raga. Che cazzate è? Non si apre quella porta? Dai, se riuscivo a aprire la porta... Soggetto su di me, soggetto su di me! Uscita secondaria! Non si è aperta la porta. Era chiusa. Ho capito, ma se io entravo subito, capito? Oh, ma che è? Ne sta arrivando un altro, l'ho visto spostarsi dalla primaria verso la secondaria. Erano tutti piazzati, lo so che hanno piazzato. Stanno per uscire! Ma vaffanculo. Però ragazzi, se non ero in live li fottevo tutti, uno a uno. Che cazzo m'ha sparato, imbecilli? Vabbè, raga. Allora, direi che si può terminare qui, che io domattina mi devo alzare. E spero vi sia piaciuta un po' d'azione, dai, stasera. Rapina, qualche fermo, insomma. Sound muted. E spero vi sia piaciuta. E la porta è solo per iniziare la rapina, non lo sapevo. Ma perché io non ho mai fatto rapine qui dentro, in questo server? Ah, ok, non lo sapevo. E avevo ragione io, vedi. E Drake Systems. Allora, per sbloccare gli abbonamenti devi andare su Discord, mi scrivi nella chat pubblica e io ti sblocco. E il pino, ti immagini? Il pino è duro e sparavo a tutti. Devo ammazzare, grazie. La porta era, io pensavo fosse aperta. Vabbè, raga, io vado a dormire. Grazie mille a tutti, grazie mille a chi si è abbonato, a chi ha donato e a chi si è iscritto, a chi mi ha seguito fino a quest'ora tarda della notte, che domattina vi dovete alzare. Io pure. Ci vediamo probabilmente domani sera in live, vediamo se riesco a portare mezzaluna, perché da tanto che non li porto. E niente, ci becchiamo domani, ragazzi. Ok? Fate buonanotte e... Seguitemi su Instagram, @coberto92, mettete il cuoricino qua su Twitch e, cosa importante, le notifiche su Twitch. Va bene, raga? Dai, un bacione, vi do la buonanotte. Ciao Drake, ciao Alessandro, ah, Johnny 112, grande, grandissimo. Sì, Vincenzo KS, domani probabilmente faremo un'altra live, va bene? Pino è duro, Matteo, ciao Simo, ciao Cristiano, a domani. A domani, Johnny. Notte, Matteo. Appena è duro, Cristiano. Grande, grande, grandissimo.
Ok ragazzi, dai. Buonanotte, tardissimo, buonanotte a tutti. Bacione, bacione, bacioni. Ciao, 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 ciao. Grazie Matteo.